Grande partecipazione alla decima edizione della biciclettata e pattinata adriatica che si è svolta lungo il percorso della nascente ciclovia adriatica. A partecipare sono state tutte le località comprese nell'itinerario da sud, iniziare da Francavilla al Mare e da nord da Martinsicuro per raggiungere la torre di Cerrano di Pineto dove si è svolta l'inaugurazione della pista ciclabile nei pressi della torre di Cerrano. Grande partecipazione di adulti e bambini che hanno percorso l'itinerario sia in bici che con i pattini a rotelle, rinnovando così la oramai consolidata tradizione collaborativa di FIAB con Pescara Pattini. È una giornata importante, ci avviciniamo all'estate e soprattutto c'è voglia di tornare e riappropriarsi delle libertà all'aria aperta. È una città che punta molto sul turismo sostenibile e di conseguenza sulla mobilità dolce, così si dice adesso. E in questo senso noi oramai ogni anno cerchiamo di inaugurare un nuovo tratto. Quest'anno il tratto che inauguriamo è il tratto sud, che prosegue dalla nostra Pineta storica fino alla Torre di Cerrano. È un tratto molto suggestivo che è stato realizzato nel pieno rispetto della natura, perché entriamo in una zona veramente delicata e arriviamo alle porte della torre. È stata una giornata ricca anche di emozioni, perché oggi è tornata la biciclettata adriatica e la pattinata adriatica organizzata dalle varie associazioni, quindi c'è voglia, ecco, di vivere il territorio. A Pineto adesso manca solamente il ponte sul Vomano. Esattamente, abbiamo avuto un incontro con la provincia giusto qualche giorno fa, la settimana prossima abbiamo chiesto che ci sia un tavolo insieme alla Regione Abruzzo perché noi vogliamo essere pronti per quel giorno, ci sono state date rassicurazioni, speriamo che siano attendibili, circa la possibilità che il ponte venga ultimato, insomma, dopo l'estate. E noi dovremo collegarci a quel ponte, sappiamo quanto questo ponte sia necessario dal punto di vista della sicurezza, perché oggi molti ciclisti transitano sulla statale 16 a ridosso di un ponte che è estremamente pericoloso, quindi vogliamo che transitino in sicurezza. Ma sarà estremamente importante, ecco, tornando anche all'economia del movimento all'aria aperta, ma soprattutto anche di un territorio che andrà ad abbattere una barriera, se vogliamo, con il territorio limitrofo che è la città di Roseto. Quindi diventeremo un territorio unico dal punto di vista della vivibilità e c'è grande attesa sia da parte della città di Pineto, ma immagino anche da parte della città di Roseto, insomma.